Ecco Maurizio, è difficile spiegarlo in poche parole, il tuo intervento è stato molto lungo oltre che appassionante, però ci vuoi raccontare in due parole insomma l'esperienza di Napoli, dell'acqua pubblica e se il sindaco De Magistris è riuscito effettivamente a renderla di nuovo pubblica? Il sindaco De Magistris è stato straordinario, è un po' solo in questa esperienza e quindi dobbiamo essere a fianco per rafforzarla sempre di più. È un'azione di resistenza fondamentalmente. Io ho incontrato ieri i quattro che hanno ricevuto il premio Nobel per la pace, i quattro avvocati tunisini che si sono spesi per la pace, e gli è stato conosciuto l'impegno nel dialogo, nella resistenza e per il coraggio che hanno avuto. Ecco, qui dobbiamo fare una cosa simile, dobbiamo muoverci nello stesso modo, resistere, dialogare, comunicare, impegnarci con un pizzico di coraggio. De Magistris ha avuto un gran coraggio. Riappropriarsi dei beni pubblici, riappropriarsi dell'acqua, riappropriarsi della libertà. Acqua è acqua di qualità. Noi a Napoli abbiamo lanciato una campagna buona da bere perché è importante che la disponibilità sia di acqua da bere, motivo per il quale dovremmo investire tantissimo sulla costruzione ad esempio delle reti duali, le reti che distribuiscono acqua pulita per pulire la macchina piuttosto lavare i pavimenti e acqua potabile che è un alimento. Non è facile garantirla a tutto, noi viviamo un momento particolare, l'impatto dei cambiamenti climatici potrebbe essere notevole e le multinazionali lo sanno, motivo per il quale soprattutto nel centro-sud Italia le fonti d'acqua sono sotto attacco, in parte già se ne sono impossessate le multinazionali, gliele dobbiamo togliere, dobbiamo riapproparci innanzitutto oltre che del ciclo integrato delle acque, soprattutto delle fonti d'acqua che sono sotto attacco.